Anticipazioni uomini e donne trono classico. Veronica Burchielli abbandona il trono. È da poco stata registrata una nuova puntata del trono classico di uomini e donne e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Uno degli avvenimenti più significativi è stata infatti la segnalazione arrivata sulla corteggiatrice Giulia, che finora era apparsa immune a queste cose. Prima di mostrare nel dettaglio di che cosa si tratti, la De Filippi fa entrare una delle coppie più amate della scorsa edizione. Si tratta di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, e Maria scherzosamente fa presente che quest'ultimo dovrà sganciare una bomba durante la puntata. Si passa poi a parlare della segnalazione arrivata su Giulia e nel classico schermo appare Sherry. La ragazza, che era stata una corteggiatrice di Alessandro Zarino, si vede mentre parla con Giulio, al quale racconta di aver iniziato un'amicizia con la D'Urso, che è continuata anche dopo la sua eliminazione dalla trasmissione. Questa amicizia è diventata anche più solida quando Giulia ha chiesto di essere accompagnata in una festa in un locale e lì c'era un calciatore famoso, Ash. Sherry ha raccontato che tra i due è scattato un bacio e questo racconto ovviamente risale al momento in cui già stava corteggiando Giulio. Infatti si parla di sabato 2 novembre. Il bacio sarebbe stato dato di nascosto, in quanto è stato chiesto sia a Sherry sia alla migliore amica di Giulia di fare da paravento per evitare di far vedere agli altri. Questo significa che evidentemente la D'Urso non poteva fare a meno di baciare il conoscente, forse perché già c'era una relazione con questa persona. Successivamente i due si sono allontanati dal locale e ovviamente non si sa cosa sia successo dopo, né Sherry può dire se la relazione tra i due è andata avanti. Infatti l'ex corteggiatrice di Zarino racconta che Giulia doveva andare a casa con Ash, ma presa dai sensi di colpa ha deciso di fare a meno. Sherry racconta che a questo punto il ragazzo si è risentito e infuriato e Giulia smentisce sostenendo che effettivamente il giovane se l'è presa perché delle bottiglie di vino non erano state pagate. Quindi la versione della corteggiatrice è completamente diversa rispetto a quella di Sherry, ma in studio non si può fare a meno di notare che tutti i tentativi di negare di Giulia non portano mai la ragazza ad asserire con certezza di non aver mai baciato Ash. Tina attacca Sherry e dice che Giulia è certamente una brava ragazza e la segnalazione di conseguenza è falsa, solo per screditarla. Gianni invece crede a Sherry, mentre Giulio appare dubbioso perché Giulia non ha mai smentito con parole chiare il racconto che è stato fatto. Si procede poi facendo vedere l'esterna con Giovanna, che scatena la tristezza di Giulia, la quale scoppia in lacrime e abbandona lo studio. A questo punto Giulio le dice che lui non andrà a riprendersela e Giovanna afferma che se dovesse farlo lei abbandonerà la trasmissione. Infatti non accetta di essere la ruota di scorta di Raselli, mentre la D'Urso afferma di non riuscire a vedere Giulio così in intimità con Giovanna. La De Filippi passa la parola a Veronica, la quale dice di essere almeno al 70% altrove. Infatti sta pensando ad Alessandro e non può chiudere ciò che è successo con lui improvvisamente, solo perché è diventata tronista. Maria mostra un filmato nel quale Tina attacca Veronica, dicendo che non è mai stata interessata a Zarino, ma è da sempre lì per la visibilità, e poi fa vedere il momento in cui la Burchielli dice di essere troppo concentrata, ancora, sull'ex tronista. Mettendo a confronto i due momenti, Maria non capisce per quale motivo Veronica sia stata vittima di un tale cambio di rotta. Tina Cipollari pensa di saperlo e aggredisce la tronista, dicendo che ora ha fatto un passo indietro dopo essere stata attaccata da tutti. Si è resa conto di non essere amata fuori e finge di provare dei sentimenti per Zarino. Veronica risponde dicendo che ha cambiato idea perché si aspettava che Alessandro scendesse a corteggiarla e invece non l'ha fatto, quindi si sente confusa e vuole andare lei da lui. Infine la Burchielli e la Cipollari litigano. Viene contattato Alessandro, il quale dice che non se la sente di corteggiare, in quanto non si fida più di lei. Si ritorna a Giovanna, che chiede a Giulio se intende inseguire Giulia, e lui risponde di no. Insomma, tante cose stanno succedendo a uomini e donne.
Che ne pensate del comportamento di Veronica? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.